dopo aver visto alcune i tre esempi classici di equazioni elementari, quella solo in cosenx, solo in senx o solo in tangente, oggi vediamo un metodo che si applica a tutte le equazioni in seno e in coseno, dove seno e coseno dell'angolo si appaiono alla prima potenza, cioè equazioni del tipo, scusate, A per il seno di x più B per il coseno di x uguale a C, con A, B e C numeri reali. Ok? Quindi ripeto, equazione del tipo, si dice equazioni lineari in seno e coseno. Lineari perché? Perché le funzioni di seno e coseno appaiono alla prima potenza. Non ci sono quadrati o potenze superiori. Ok? L'idea chiave è basata sulla relazione che abbiamo visto a suo tempo della somma e differenza di angoli. Se vi ricordate, il seno della somma di due angoli, alfa più beta, era seno di alfa per il coseno di beta più il seno di beta per il coseno di alfa. Ora immaginate che uno di questi due angoli sia x, per esempio se alfa vale x, allora questo possiamo scriverlo come il seno di x più un altro angolo che vale sen x per il coseno di beta più il seno di beta per il coseno di x. E se osservate è molto simile al primo termine della nostra equazione, perché ho un coefficiente per il seno più un altro coefficiente per il coseno. Ecco, l'idea è se la mia espressione assomiglia a questa, posso scriverla come il seno di un angolo, che sarà il nostro incognita, più un altro angolo opportuno. La risposta ovviamente è sì, perché confrontiamo questa con l'espressione di partenza. Quindi abbiamo A per il seno di x più B per il coseno di x sarà uguale a che cosa? A eventualmente il nostro seno di x più beta con un beta opportuno con un coefficiente davanti, non sarà 1, sarà qualcosa. Metto un coefficiente davanti e un angolo beta da determinare. E per far questo faccio il passo a ritroso, che non faccio altro che sviluppare questo. Quindi ho R per sen x per il coseno di beta più coseno di beta per il seno di x, e per il contrario, fatemi correggere, sen beta per coseno x. Togliamo la parentesi quadra, abbiamo R e mettiamo in ordine, R coseno di beta per sen x più R per il seno di beta per cosenx. Qui adesso confronto e ottengo che le due espressioni sono identiche a patto che R sen beta sia A e il coefficiente R sen beta sia B. In quel caso le due espressioni sono identiche. Quindi dal confronto, ripeto, abbiamo che A vale R per il coseno dell'angolo beta e il coefficiente B vale R per il seno dell'angolo beta. Qui abbiamo un sistema dove A e B sono noti, devo determinare R e beta. Per beta è facile, perché basta che faccio il coefficiente B diviso A, se ovviamente A è diverso da 0. Se divido B su A, cosa ottengo? Beh, ottengo B che è R sen beta diviso R coseno di beta, le due R vanno via e mi rimane la tangente di beta. Quindi l'angolo beta lo determino come l'inverso della tangente di B fratto A.
questa relazione, B e A li conosco perché sono nell'equazione, questa mi dà l'angolo beta da aggiungere a x, ecco da qui il nome metodo dell'angolo aggiunto. Per R invece mi ricordo la relazione fondamentale, cioè il fatto che se inquadro più cosa inquadro fa 1. Quindi da questa è sufficiente che io scriva A alla seconda più B alla seconda, come posso scrivere? Beh, A è R per il coseno di beta al quadrato più R per il seno di beta al quadrato, che fa R alla seconda coseno quadro di beta più R alla seconda seno quadro di beta, raccolgo R quadro, e ho coseno quadro beta più in quadro beta che fa 1, da cui A alla seconda più B alla seconda fa R alla seconda e quindi R lo prendo come radice quadrata di A quadro più B quadro. Quindi, morale della favola, se ho l'equazione A per il seno di x più B coseno x uguale a c, questo posso trasformarla in R per il seno di x più beta uguale a c, posto che R sia la radice quadrata di a quadro più b quadro e beta è la tangente inversa di b fratto a. Quindi la trasformo in un'equazione elementare che so risolvere. Ok? Ovviamente questa equazione è risolubile se, attenzione, c fratto r deve essere compreso tra 1 e meno 1, altrimenti l'equazione non ha soluzione, che diventa seno di x più beta uguale a c fratto r. Questo numero deve essere compreso tra 1 e meno 1, altrimenti non è possibile risolvere l'equazione. Serve che ripeto? È tutto chiaro? Adesso facciamo un esempio. Dopo, se volete, per completezza vi dico qual è il metodo alternativo per questo tipo di esercizi, che vedete che è più complesso. Allora, ripeto, facciamo un esercizio. Prendiamo, che ne so, vediamo se avevo aperto il libro prima, se ne trovo uno. Dov'è? Eccolo qua. Immaginiamo questo, per esempio, uno semplice, radice di 3 cosen x meno sen x uguale a 0. Questa è un'equazione del tipo che abbiamo visto prima, del tipo A sen x più B cosen x uguale a C. Attenzione, qui A e B non sono intercambiabili, eh? A è il coefficiente del sen x e B è il coefficiente di cosen x. Quindi confrontando il nostro prototipo abbiamo che A, che è il coefficiente di sen x, vale meno 1. B, che è il coefficiente di cosen x, vale radice di 3 e c vale 0. Quindi possiamo trasformare radice di 3 cosen x meno sen x in un'equazione solo in seno, a patto che R sia la radice quadrata di A quadro più B quadro, quindi A alla seconda meno 1 al quadrato fa 1 più radice di 3 alla seconda fa 3, quindi viene 1 più 3 radice di 4 che fa 2. Quindi il nostro R vale 2. E beta, l'angolo da aggiungere a x, vale la tangente inversa di B fratto A, cioè la tangente inversa di B che è radice di 3 fratto meno 1. E quindi la tangente inversa di meno radice di 3, che vi ricordo che la tangente
rispetto al segno dell'angolo, quindi questo vale meno pi greco terzo. Quindi ripeto, R è 2 e beta è meno pi greco terzo. Quindi la nostra equazione diventa R seno di x più beta uguale a c, con c che era 0. Quindi viene 2 volte il seno di x meno pi greco terzi uguale a 0. Il 2 posso buttarlo via, semplifico per 2 a destra e a sinistra, quindi ho il seno di x meno pi greco terzi uguale a 0. Qui qual è l'angolo il cui seno è nullo? Usiamo il cerchio coniometrico. Il seno è nullo se, quindi ripeto, riporto il valore sull'asse dell'orizzontale, se l'angolo è o 0 o pi greco. Quindi l'angolo incognito, che è questo, x meno pi greco terzi, deve essere 0 più 2k pi greco oppure pi greco più 2k pi greco. Abbiamo già visto che quando le soluzioni sono diametralmente opposte posso usare il semiperiodo, più quindi k volte pi greco con k relativo. Ma qui abbiamo a sinistra x meno pi greco terzi, questo lo posso spostare a destra. Quindi le soluzioni sono pi greco terzi più k pi greco. Certo, qui abbiamo concluso, adesso mi sposto. Abbiamo usato questa identità, cioè la parte a sinistra, che abbiamo scritta come se fosse il seno R volte un coefficiente per il seno della somma di due angoli. Un angolo è x e l'altro è meno pi greco terzi. Il coefficiente opportuno è 2, che poi si semplifica perché a destra ho 0, e quindi l'equazione si riduce a un'equazione elementare in seno. Qui tacitamente in realtà ho fatto un cambio di variabile, ho chiamato x meno pi greco terzi la mia incognita, e il seno di quest'angolo è nullo se l'angolo in questione è o è 0 o è pi greco. Due soluzioni diametralmente opposte mi permettono di scriverla come un'unica soluzione con la periodicità che è quella di un semiperiodo, come tutte le volte che ho soluzioni diametralmente opposte. Ok? A questo metodo, il metodo dell'angolo aggiunto, esistono due alternative. Se ho A sen x più b cosen x uguale a 0, uguale a c, scusate. Un metodo alternativo è il metodo grafico, cioè interpreto sen x come una coordinata y maiuscola, il cosen x come una coordinata, e aggiungo a questa equazione la relazione fondamentale, cioè x grande alla seconda più y grande alla seconda deve farmi 1. Quindi la prima equazione la interpreto nel piano cartesiano x maiuscolo, y maiuscolo come una retta. Questa viene da qua. Questa equazione, essendo un'equazione lineare, è una retta. La seconda è una circonferenza di raggio unitario centrata nello zero. Quindi questa si trasforma in questa. Intersecare, mettere a sistema le due, significa trovare le intersezioni tra i due grafici e quindi avere le equazioni in seno e in coseno di x, da cui poi, mediante i soliti metodi, troviamo gli angoli. Quindi qui passa attraverso la risoluzione di un sistema di secondo grado. Oppure un'altra soluzione è quella di trasformare il seno e il coseno, ad esempio, in tangente
di x mezzi, usando una tecnica che si chiama formule parametriche, che comporta comunque un'equazione di secondo grado, più complessa dal punto di vista algebrico e anche geometrico. Quindi il metodo dell'angolo aggiunto è il metodo più semplice. Proviamo un altro esercizio. Prego. Il punto in cui dice tangente Sì. Perché l'angolo, la tangente è un valore negativo. Ti ricordo che, mettiamo un nota bene, la tangente di meno alfa è uguale a meno la tangente di alfa. Qui non ho più spazio, ahimè. Quindi se ho una tangente che vale meno radice di 3, l'angolo è meno pi greco terzi. Tangente inversa, se voglio l'angolo la cui tangente è questa, la funzione inversa. Se io ho che la tangente di beta è radice di 3, l'angolo beta lo trovo cercando l'angolo la cui tangente è radice di 3. Questo lo esprimo usando la funzione inversa. È come, ne so, se dico che x alla seconda è 9, come faccio a trovare x? Devo usare la funzione inversa, quindi la radice quadrata di 9. E qua è uguale, se la tangente dell'angolo beta è radice di 3, allora l'angolo lo esprimo come la funzione inversa della tangente che vale radice di 3. E questo è pi greco terzi. Se invece il valore è negativo, l'angolo sarà negativo, perché la tangente rispetta il valore dell'angolo, cioè se ho la tangente di meno alfa, questa è meno la tangente di alfa. Ok, quindi l'angolo negativo ha una tangente negativa, angoli associati. Altre domande? Proviamo ancora un esercizio di questo tipo, se lo trovo, mi è sparito tutto. Allora qua per esempio, no, se ne trovo un altro. Non hanno, proviamo questo. Questo dice, per esempio, cosen x meno sen x uguale a 1. Anche questa va confrontata, usiamo il metodo dell'angolo aggiunto perché abbiamo seno e coseno insieme di primo grado, con a per sen x più b cosen x uguale a c. Qui a, che è il coefficiente di sen x, vale meno 1, b, che è il coefficiente di cosen x, vale più 1 e c vale 1. Usiamo quanto visto prima, cioè convertiamo l'equazione in un'equazione solo in seno, dove r è la radice di a alla seconda più b alla seconda e beta, angolo aggiunto, è la tangente inversa di b fratto a. E poi scriveremo r seno di x più beta uguale a c. Quindi scriviamo che r vale la radice quadrata di a alla seconda che è 1 più b alla seconda che è 1, r è radice di 2. Beta è la tangente inversa di b che è 1 fratto a che è meno 1, quindi
1 fratto meno 1, la tangente inversa meno 1, cioè qual è l'angolo che ha tangente meno 1 è meno pi greco quarti. Quindi la nostra equazione diventa R, che è radice di 2, beta, che è meno pi greco quarti, quindi radice di 2 per il seno di x più beta, quindi meno pi greco quarti, uguale a 1, che era c. Qui divido a destra e a sinistra per radice di 2 e viene il seno di x meno pi greco quarti, che uguale 1 su radice di 2, razionalizzando radice di 2 mezzi. Radice di 2 mezzi è un angolo notevole, quindi nel piano cartesiano avremo il cerchio goniometrico. Qui radice 2 mezzi è un valore per il seno, quindi lo riporto sull'asse verticale. Ho due angoli che hanno questo come seno, questo è il primo punto, questo è il secondo punto. Il primo angolo ha un valore di pi greco quarti, il secondo angolo ha un valore di 3 quarti di pi greco. Quindi avremo due soluzioni. Vi ricordo che la nostra incognita non è x, ma x meno pi greco quarti. Avremo x meno pi greco quarti, che vale la prima soluzione, pi greco quarti più 2k pi greco, e la seconda, della prima, più 1, poi c'è pi 2, x meno pi greco quarti, uguale a 3 quarti pi greco più 2k pi greco. E qui per avere x è sufficiente spostare il pi greco quarti a destra. Quindi la prima soluzione mi dà x uguale a pi greco quarti più pi greco quarti, che fa pi greco mezzi, più 2k pi greco. Quindi ripeto, pi greco mezzi più 2k pi greco. E la seconda, pi 2, x è uguale a pi greco quarti più 3 quarti di pi greco più 2k pi greco, quindi 4 quarti di pi greco, che è pi greco più greco. Quindi le due soluzioni sono queste: pi greco mezzi più 2k pi greco e pi greco più 2k pi greco. Chiamiamola pure x1 e x2. Controlliamo. Qui, beh, qui parla di meno pi greco mezzi, ma è indifferente in realtà. Basta togliere un periodo. Ok. Ci sono domande? Se non ci sono domande, però ci fermiamo qua.